Di recente sono stato a Fuerteventura e devo dire che a me proprio non è piaciuta. Vento sempre fortissimo, mare freddissimo e in più praticamente nessuna attività da fare, a parte il surf, ma io non faccio surf. Delusissimo, prendo l'aereo per tornare a casa e dopo 2 settimane di ferie proprio in aereo scrivo una storia dove dico appunto di non essermi trovato bene, e a questa storia mi risponde Salvo. Ciao Luca, che ne dici se per recuperare la delusione delle Canarie ti invitassi a provare la mia nuova struttura in Sicilia? Saresti il primo ospite. Ovviamente non potevo dire di no, quindi eccomi qua, venite con me, si vola a Catania, Sicilia, Italia. In the nighttime, when the world is at its rest. Benvenuti in Sicilia. Ciao Salvo. Buongiorno. Come stai? Tutto bene, benvenuto. Ottimo, grazie. Dance and shout then, flying to the moon. Permesso. Non male, Salvo. Piace? Sì. Dobbiamo un po' risistemare qualche cosa. Tanto tu sei un amico, quindi un po' di disordine non è un problema. Io sono il primo che entra qua, quindi il primo che ci dormirà. Qui siamo proprio ai piedi dell'Etna e vi voglio far vedere una cosa, perché chiaramente adesso qui voi vedete tutto pulito. Saliamo su questa scala e qui questo terriccio nerissimo arriva proprio dalla pancia della terra. Ai piedi dell'Etna c'è un rapporto di odio-amore con questo terriccio, perché da un lato rompe chiaramente le balle, provate a immaginare quando qui si riempie tutto di terra nera, che palle doverla pulire. Dall'altro però questo terriccio rende i terreni davvero fertili, motivo per cui tra l'altro sull'Etna nasce uno dei vini più buoni d'Italia. Primo posto che visiterò qua in Sicilia, Gole dell'Alcantara. Non conoscevo questo posto. È praticamente un fiume dove si possono fare un sacco di attività, tra cui il canyoning. Andiamo a vederlo. L'unico posto al mondo dove trovi un canyon di basalto è qui alle Gole ed in Svezia. Sembra finto, tanto è bello. Guardate qua com'è levigato. Bellissimo. Qua ci si toppa il naso, si prende un bel respiro. Che posto magnifico! Signora, non è un po' freschina? Perché... Ah beh, allora Gole dell'Alcantara, esperienza top. Un po' stancante devo dire, infatti adesso sono un attimino provato. Però Salvo mi ha detto che mi sta portando a fare qualcos'altro, sperando che sia qualcosa di un po' rilassante. Sì, starai seduto, secondo me ti rilasserai, non ti anticipo altro. Ti rilasserai da seduto. Ok, siamo in una pista con degli aerei. Sabbia dell'Etna ovunque. Franco, mi raccomando, controlla tutto bene, perché tengo famiglia. L'orario è perfetto, il tempo è perfetto, perché guardate che nuvole, che cielo, spettacolo.
Wow, ragazzi, è incredibile, bellissimo, che emozione. Una visione del mondo davvero pazzesca da qua. Fatti 5. Grazie mille, Franco, davvero. Grande, veramente, che pilota. E dopo tutta la fatica di oggi, guardate qua che pizzetta. Direi meritata. Buongiorno. Bene, pronto per continuare l'avventura in Sicilia. E la mattina parte col botto. Adesso andiamo a fare un giro sull'Etna con questa specie di mostro, quattro ruote motrici. Andiamo. Ho chiesto a Salvo di fermarsi perché, ragazzi, vi voglio far vedere una cosa troppo fica. Qui sull'Etna, l'ho appena scoperto, ci sono le betulle bianche, che sono una pianta autoctona bellissima. L'unico punto al mondo dove ci sono qui, e ce ne sono qualcuna in Russia. Incredibile la bellezza di questo posto. Sembra di essere proprio in montagna, sembra di essere sulle Alpi, e invece siamo in Sicilia, ragazzi. Bellissimo. Qui sull'Etna, pensate che si fa anche il vino. Qui siamo immersi tra le vigne della cantina Gambino e adesso andiamo a provare uno dei vini che addirittura, secondo un grande esperto di vini e di cibo come Oscar Farinetti, è tra i vini migliori non solo in Italia ma addirittura al mondo. All'interno della Sicilia c'è questo pezzo dell'Etna che mi fa impazzire per i vini, in particolare l'Etna Roccio, che considero uno dei più grandi vini del mondo. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Francesco, che cos'ha di particolare questa terra dell'Etna per rendere, per creare un vino così buono? La terra dell'Etna è ricca di minerali, è molto drenante, quindi dà alla vite la possibilità di espandersi, di andare verso il basso. Le escursioni termiche tra il giorno e la notte fanno sì che le nostre uve siano sempre più ricche di profumi. Abbiamo il primo filare già nel primo pomeriggio che è all'ombra, l'ultimo filare dall'altro lato di questa terrazza goderà del sole fino alle 8 di sera. Quindi avremo nello stesso terrazzamento almeno tre diverse tipologie di uva. Avremo un Nerello Mascalese idoneo per diventare una base spumante, un ottimo rosato. Avremo dall'altro lato della terrazza quella che gode di più ore di sole durante il giorno, un'uva idonea e buona per fare un bel Etna Rosso. Tra l'altro, siamo in Sicilia, ci ha raggiunto un altro youtuber siciliano doc. Welcome Roberto Ricotta. Finalmente ci vediamo di persona. Esatto, qui sull'Etna. Anche l'olio extravergine. Che facciamo? Ce ne priviamo? Buonissimo. Ragazzi, finalmente al secondo giorno, io ero venuto per riposarmi anche in teoria, ma finalmente al secondo giorno riesco a fare il bagno. Ci sta, a fine giornata, il bagnetto in piscina. Buongiorno ragazzuoli, questa mattina ci svegliamo qui ed è arrivata Greta che ci farà una bella lezione di yoga. Non so se il buon Roberto... Io vi guardo. Ecco, niente, lui ci guarda. You will find me in the place I'm... Ragazzi, lezione di yoga terminata. Greta, grazie mille. Grazie a te, è stato un piacere. È stato bellissimo, ragazzi, cioè cominciare la giornata così... Non so, è come se il sangue scorresse meglio, non so. E l'ossigeno arriva dappertutto. Esatto, esattamente, proprio una bella sensazione. Grazie mille. Grazie, a presto, ciao.
Ragazzi, io sono in aeroporto. Volevo fare la conclusione di questo video da qui, con questo bel sole, con l'Etna alle spalle. E alla fine tante volte cerchiamo magari di andare in vacanza in posti esotici, all'estero, quando poi in verità abbiamo davvero tutto qui a casa nostra. E la Sicilia è veramente una perla. Come diceva Goethe, la Sicilia è la chiave di tutto. Ci vediamo al prossimo video, vi voglio bene.